E finalmente, dopo un'attesa durata più di 2 mesi, sono iniziati i lavori per riportare alla piena operatività l'ufficio postale di Fossa Cesia, l'unico che serve il paese di quasi 7.000 residenti, dopo la rapina dello scorso 11 novembre, quando la banda della Marmotta fece esplodere un ordigno posizionato sotto il bancomat. La deflagrazione dalla rara potenza mandò in frantumi l'interno della sede e le vetrine, danneggiando seriamente la struttura, dunque inservibile, di 25 5.000 euro il bottino. E sinora sono stati seri i disagi per la popolazione, soprattutto anziani, con un furgone mobile posizionato all'esterno dell'edificio che ha comunque garantito servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della corrispondenza. Nei giorni più delicati, ovvero quello del ritiro delle pensioni, si sono registrate lunghe file e attese al freddo e anche sotto la pioggia. Ora bisognerà pazientare per altri 45 giorni, salvo intoppi. Il tempo necessario per sistemare l'ufficio e riprendere la normale attività. Intanto la gente si arma di pazienza e molti pensavano a lavori molto più veloci in grado di limitare i disagi nel giro di poche settimane. La gente. Siamo vicino alle solite papocche all'italiana. Cioè? Che l'aspettare, che l'aspettare. 6.500 abitanti, c'è una città, ma a Santa Maria in Barra a Mozzagroni, c'è da dire qualcosa sulla situazione italiana. È sempre stata così. Parecchi disagi. La coda, deve sempre aspettare. Io la pensione lo prendo alla banca, quindi non me ne importa niente. Il problema è che molti fanno la fila sotto la pioggia e sotto il freddo. Tutto qua, e non vediamo l'ora di riattivare il servizio perché una città come Fossa Cesia non può avere tutti questi disagi. Si pensava che si fosse tutto da risolvere in un paio di mesi, ma non è stato così.